Il Museo dei Riciclosauri presenta prodotti a tema dinosauro. Ciao amici, benvenuti nel Riciclozoico, lo spazio-tempo dei riciclosauri. Questo è un luogo dove facciamo esperimenti, facciamo giochi, facciamo recensioni, tutte a tema dinosauro, che è il tema che ci affascina di più, oltre a quello dell'ambiente. Allora, di cosa parliamo oggi? Oggi vi ho portato qui in questa foresta giurassica per parlarvi di una cosa che è uscita pochi giorni fa, l'11 giugno 2020. Uno dei miei autori preferiti, uno dice, ma cacchio, questo è colto, questo legge. No, leggo fumetti. E uno dei miei autori preferiti è Leo Ortolani, non so se lo conoscete. Leo Ortolani, per intenderci, è quello di Ratman. Ratman è un personaggio umoristico, di cui, vedi, questo è uno dei tanti numeri. Leo Ortolani è uno stile tutto particolare. Lo stile di Leo Ortolani si rifà molto anche allo stile supereroistico americano. Tantissima è stata l'influenza dei Fantastici 4 di Stan Lee e Jack Kirby nel suo stile, per quanto riguarda lo stile grafico. Invece lo stile narrativo è tutto particolare. Leo Ortolani ha sviluppato col tempo uno stile veramente stranissimo, che adotta nei suoi fumetti, nelle sue opere. Oggi non parliamo di Ratman, che è la sua opera più famosa, da cui hanno tratto anche una serie televisiva distribuita anche come film, che come vedete io ho perché sono un fissatone. Oggi parliamo di un libro, sì, perché Leo Ortolani fa fumetti, però dovete sapere che è un geologo, è laureato in geologia e ha cominciato a fare fumetti all'università, proprio all'università ha inventato Ratman, ma è sempre stato affascinato da temi più accademici. Le persone intelligenti, colte, riescono a unire le loro passioni e a volte metterle insieme, dando vita a dei connubi che sono molto particolari. Oggi parliamo di uno di questi connubi molto felice ed è a tema dinosauro. Sì, perché oggi parliamo finalmente di questo volume, Dinosauri che ce l'hanno fatta. Sono molto contento. È bellissimo, spassosissimo, quasi 140 pagine, e volevo fare una recensione un po' di questo libro. Allora, il libro ve lo consiglio, perché ovviamente mi piace Leo Ortolani e mi piacciono i dinosauri. Questo libro ha delle caratteristiche che non mi aspettavo, io non sapevo cosa aspettarmi da Leo Ortolani, perché veramente è un autore a volte bislacco, ha dei tempi comici stranissimi che non avrei mai detto si potessero adattare al fumetto, ma si adattano al cinema. Quindi, infatti, tra le molte opere di Leo Ortolani ci sono parodie di film. E questo suo stile particolare lui l'ha usato per questo libro. In questo libro uso uno stile che è quello della trasmissione televisiva alla Giacobbo, per intenderci, alla Voyager, quasi alla Piero Angela. C'è anche una sorta di Piero Angela qui nel libro. Praticamente il presentatore di Mysterious, questa sua trasmissione, ci parla di dinosauri. Come si parla di dinosauri? Alla maniera di Leo Ortolani. Durante questa presentazione farò anche in modo di farvi vedere delle pagine, così io leggerò delle pagine a caso, degli estratti di questo libro, per farvi capire un po' il tono generale dell'opera. Sinceramente, io che ho studiato i dinosauri per poterli presentare al Museo dei Riciclosauri, ho studiato cose che ho ritrovato tutte in questo libro, cioè Leo Ortolani ha studiato i dinosauri, oltre che si vede che gli piacciono, li ha proprio studiati, e quindi quando parla di dinosauri si vede che sa di cosa parla, e non dice soltanto cose simpatiche alla Ratman, ma dice delle gran verità. Cioè, questa cosa qui è una lezione di storia sui dinosauri, intervallata dalle stupidaggine di Leo Ortolani. Leo Ortolani ha una particolarità, cioè ogni pagina che fa ci deve mettere qualcosa che fa ridere, una o due cose che fanno ridere. Questa sua particolarità, che a lui serve per tenere il ritmo, a volte può risultare forzata, perché lui non riesce a non fare una pagina che non faccia ridere. Però a volte questa cosa lo costringe a
uscire un po' dai binari della lezione accademica per andare su quelli della stupidaggine, del nonsense, della riflessione. Però, devo dire che in questo volume riesce benissimo in questo intento. E ci sono delle battute che mi hanno fatto pisciare dalle risate. E in più, tutte le cose che dice sui dinosauri sono vere. Ed eccoci qua a leggere un estratto per capire un po' il tono generale del libro e farvi vedere la particolarità di Leo Ortolani che in ogni pagina mette dell'umorismo. Allora, proviamo a scegliere una pagina a caso. Tra queste, possiamo... Una... Questa qua. È nel Triassico che compaiono i primi dinosauri, come l'Herrerasauro, uno dei dinosauri carnivori più primitivi. Lo si capisce da come tiene le posate. Mio Dio, che rozzo! Uno dei primi dinosauri è anche il Plateosauro, un dinosauro erbivoro che inaugura la tipica postura da dinosauro che ha perduto un pacco. A parte pochi casi, quindi, le dimensioni dei sauropodi erano straordinarie. E per anni si è pensato che per muovere questi corpi giganteschi i sauropodi avessero un secondo cervello nel sedere. Ma in realtà non era così, a meno che, durante le grandi marce, il diplodoco davanti non frenasse bruscamente. Se voi sapete qualcosa di dinosauri e volete approfondire, questo qui è un ottimo testo, perché... spiega i nomi, spiega le cause, spiega la storia, spiega diverse cose che io mi ritrovo a spiegare al museo dei riciclosauri e devo dire che dal punto di vista didattico è molto efficace. Quindi diciamo, adesso va di moda usare il termine edutainment, cioè educare e entertainment e divertire. Bene, questo qui è un libro edutainment, su quella formula lì. Io non pensavo fosse possibile fare una cosa del genere con questi risultati. Cioè, noi quando al museo dei riciclosauri proviamo a fare qualcosa del genere, comunque si corre sempre il rischio di rimanere un po' pesanti. Ecco, secondo me Leo Ortolani ha proprio voluto non essere troppo pesante, ma non per questo non ha voluto alleggerire l'importanza e la quantità delle nozioni che trasferisce. Quindi, a chi è dedicato questo libro? Il target. Allora, anche Ratman in alcune parti è quasi nostalgico, cioè l'ho provato a far leggere a mia figlia di 10 anni, ci sono delle parti che addirittura erano quasi troppo dark per lei. In questo libro non c'è trama, c'è soltanto questa lezione magistrale di paleontologia e devo dire è adatta a tutti la lezione, ma l'umorismo non è per tutti. Ci sono le solite battute sulla cacca di Ortolani, che sono quelle che mi fanno più ridere, ma ce ne sono altre che sono raffinate, sottili, richiedono di ragionare. Quindi è un libro che o non è per tutti, o è per tutti, ma a diversi strati. Cioè, io che ho 45 anni, sono riuscito a trovare del divertimento, sono riuscito a trovare delle cose che mi sono piaciute. E sicuramente un ragazzino che vuole sapere cose di dinosauri, oppure rinfrescarsele, oppure avere conferme, può trovare delle cose che gli piacciono in questo libro. Secondo me questo libro è perfetto perché lo può leggere un papà, una mamma, con il figlio, ed entrambi possono tirar fuori qualcosa, anzi, forse proprio dalla lettura insieme possono ricavarne dello spasso, dei benefici, imparare delle cose. Quindi è uno di quei prodotti che, sebbene io me lo sia letto da solo di notte, devo dire è molto bello per le famiglie. Quindi sono molto contento di recensirlo. L'opera si chiama Dinosauri che ce l'hanno fatta, di Leo Ortolani. Costo 15 euro. 15 euro, sì, è un librone, 140 pagine, e devo essere sincero al 100%, le pagine sono di una carta bella spessa, quindi si è voluto dare importanza a questa cosa. Diciamo che è uno stile non troppo diverso da quello del Ratman da Edicola, quindi queste pagine spesse e questa, per dar corpo a questo volume
e farlo uscire come libro possono risultare casomai un po' ridondanti, ma devo essere sincero, questo libro entrerà di diritto tra i libri di dinosauri della mia collezione, quindi diciamo che hanno voluto dare un aspetto a questo prodotto che effettivamente che lo differenziasse un pochino da un Ratman. E devo dire che, vista la particolarità del messaggio e del tono, effettivamente se lo merita. Può lasciare perplessa questa cosa, ma se lo merita. E quindi sono ben contento e niente, spero che il libro vi piaccia, spero che riusciate a rimediarlo, spero che lo compriate, lo leggiate con i vostri genitori o con i vostri figli, e poi casomai se vi è piaciuto mi mandate un commento per dirmi sì, avevi ragione oppure no, non capisci niente. Comunque l'ho fatto di cuore perché penso che sia una cosa bella. Allora, io vi saluto, vi rimando al nostro canale, al nostro profilo Facebook, mettete like dappertutto dove potete, polliciate a manetta e iscrivetevi al canale, seguiteci e veniteci a trovare al museo dei riciclosauri, che è aperto su prenotazione. Quindi vi ricordo il numero 347 06 20 976, vi rispondo io e ci mettiamo d'accordo per fare una bella visita tutti insieme. Ciao a tutti, ci vediamo.